Alberto, mi racconti un attimo come vivi la giornata? Allora, la giornata adesso si è molto semplificata perché mentre prima io ero una persona molto sociale che aveva molti contatti e aveva molte occasioni, già da una ventina di giorni avevo sospeso tutte le occasioni di incontro esterne che non fossero limitate all'attività lavorativa. A partire dal 12 di marzo, lavoro in modalità smart working, quindi lavoro da casa, mi alzo alla mattina all'orario che si prevede il collegamento, cioè mi alzo alle 8, per le 8:30 cerco di collegarmi e sto collegato con le varie attività, con le esigenze del personale. Io mi occupo del personale del centro protesi di Vigorso di Budrio e sto collegato fino alla sera alle 5:30, 6. Dopodiché si mangia, si cerca di vivere. Qui in casa, nella mia casa, c'è anche mia mamma che ha una certa età e che però per fortuna sta bene e noi stiamo bene, diciamo così, e quindi la vita si è molto ristretta, mi manca molto l'attività fisica. Io andavo in palestra, nella palestra qui di Argenta, la Kinesis. Andavo un giorno sì, un giorno no, 2 o 3 volte alla settimana, e mi manca il gruppo della palestra, mi manca stare anche con altre persone, avere i contatti che c'erano prima. È un momento di privazione che speriamo non duri troppo e che bisogna cercare di vivere in maniera tranquilla. Non voglio bombardarmi di notizie. Voglio cercare di distrarmi. Quando ho finito col lavoro, magari ci si fa una doccia, si guarda qualcosa, si legge qualcosa, si chiacchiera in casa, si guarda qualche film, soprattutto qualche film, perché anche sommare troppa informazione in questo momento non è neanche, secondo me, dal mio punto di vista, costruttivo. Sono molto preoccupato anche del futuro, questa cosa cambierà, ci sarà sicuramente un prima e un dopo corona Covid-19, ma anche nei sistemi, nelle relazioni personali, nella vita di tutti i giorni. Quindi questo mi preoccupa molto, oltre a quello che mi preoccupa già il fatto delle malattie, eccetera. Non amo molto le malattie, io infatti per questo motivo mi sono subito quasi chiuso, perché non dico che ho terrore, però insomma è una cosa che mi turba molto, per cui cerco di stare a casa, di uscire pochissimo, solo per le cose essenziali, può essere la farmacia piuttosto che la spesa una volta alla settimana, e poi basta, cioè cerco di pensare anche che potremmo essere utili anche per il futuro, per dare supporti psicologici a chi sarà molto più provato, magari di altri, durante questo periodo, che è un periodo certamente pesante. Per adesso non vedo, cioè le cose, faccio un po' fatica a vedere il positivissimo di questo periodo, se non che magari non si spende in macchina e non rimane mai il portafoglio con 5 euro. Questa è l'unica cosa positiva di questo periodo che mi fa ridere, che il portafoglio è sempre pieno di soldi. Però sì, è una consolazione miserrima, nel senso che non preferirei spenderli e essere fuori come era un mese fa, ecco, però purtroppo non è così. Siamo costretti a vivere questa cosa. È un po' abbiamo delle vite un po' sospese in questo momento. Grazie Alberto, ciao. Ciao, ciao Ciao, Moreno. ciao Alberto, ciao.